Radio Radicale, siamo con Massimiliano Capitanio, segretario della Vigilanza RAI, per parlare dell'informazione, del servizio di informazione pubblico e di come questo viene confezionato dall'estero. Come tutti sanno, l'onorevole Capitanio ha sollevato in Vigilanza RAI il tema del costo delle sedi estere e anche della carenza di notizie che arrivano dall'estero, in particolare dalla Cina, scoperchiando un po' gli sprechi che ci sono stati in Rai su questo versante, ma anche in qualche modo svelando la scarsa propensione della Rai a dare informazioni su quello che accadeva in Cina da un giornalista che era corrispondente da quel paese. Noi sappiamo per esperienza diretta di Radio Radicale quanto sia importante questo. Allora, voi siete riusciti a ottenere anche una grossa vittoria, che è quella di riuscire a far tornare la Botteri nella sua sede a Pechino, da dove era corrispondente. Che cosa è successo? Notizia di queste ore che il corrispondente sarebbe tornato, anche se condizionale è solo di formale, è tornato in Cina, presumibilmente sconterà la quarantena in una località cinese prima di poter tornare normalmente alla professione, ed è sicuramente una vittoria del pressing politico che è stato fatto sull'azienda pubblica perché tornasse a raccontarci la pandemia dalla trincea e non dietro gli schermi digitali delle redazioni di Roma. La vicenda cinese comunque è grave, non finisce di sorprenderci perché l'ultima interrogazione della Lega ci ha anche rivelato che uno dei motivi del mancato rientro del corrispondente, pagato come corrispondente in Cina, sarebbe stato il diniego della Repubblica Popolare Cinese al visto della Ecco, voi corrispondente. l'avete accertato questo? Noi lo diamo per certo, adesso faremo una nuova interrogazione, un'istanza di accesso agli atti per avere dei documenti, ma alla nostra interrogazione l'azienda ci ha risposto con la parola negato come giustificazione al fatto che il corrispondente non fosse presente. È paradossale che sia stato lasciato scadere il visto mentre gli altri giornali, anche italiani, continuavano a raccontare la pandemia dalla Cina. Il rientro della corrispondente Botteri va di pari passo con il job posting, ovvero con la modalità di selezione di un nuovo corrispondente che verrà assegnato alla sede di Pechino. Rimane il fatto che per mesi nel fulcro nell'origine della pandemia, il servizio pubblico, la TV di Stato, non abbia raccontato agli italiani l'evoluzione del virus e anche probabilmente quello che ci interessa di più, ovvero la causa di questa pandemia. Senta, voi avete fatto un'interrogazione in vigilanza, credo lei e la Pergreffi, che è la senatrice Pergreffi. Che cosa vi hanno risposto sull'informazione che viene da quella sede all'estero, di cui mi aveva accennato credo l'altro ieri quando ci eravamo incontrati qui a Montecitorio? Una risposta su cui presenteremo appunto un'ulteriore interrogazione di chiarimenti, perché oltre a confermarci che la sede è rimasta scoperta per tutti questi mesi, ovvero dalla scorsa estate, oltre a confermarci che abbiamo comunque continuato a pagare l'affitto e anche lo staff, che è composto prevalentemente da 5-7 persone tra operatori, personale di servizio e segreteria, ci è stato comunicato un dato su cui vorremmo dei chiarimenti, ovvero che dalla sede di Pechino verrebbero forniti all'Italia 25 servizi al giorno. Ci sembra un numero assolutamente esorbitante, considerando la quantità di notizie che invece potevamo leggere e apprendere dai nostri telegiornali. Quindi vogliamo capire se si tratta Quindi vi di hanno parlato di 25 servizi? una media di 25 servizi al giorno. Noi vogliamo capire se si tratti di uno o due servizi che poi vengono presentati con tagli differenti per essere forniti al TG1, TG2, TG3 e alle radio piuttosto che a Rai News, oppure se si tratti almeno di
7-8 notizie diverse al giorno, in quel caso ci sarebbe una bella differenza. Quindi era comprensivo di tutte e tre le reti Rai, Rai News, 24. Sì, però 25 servizi, se si tratta di 25 notizie, sarebbe un servizio straordinario alla collettività. Se si tratta di un servizio tagliato in 25 modi diversi, la differenza è sostanziale. Senta, perché aveva lasciato la sede, la botteria aveva lasciato la sede per tornare per un periodo di vacanza nel nostro paese? Le ferie sono un diritto sacrosanto, quindi la corrispondente... Cioè lei se n'è andata e la sede però è rimasta scoperta? Lei è andata via, la sede è rimasta scoperta e questa infatti pone un punto di interrogativo sulla gestione dei corrispondenti all'estero, soprattutto, ripeto, sulla sede di Pechino, perché se l'avessimo lasciato libera la sede di Parigi o di Londra in quel momento era sicuramente meno grave. Quindi è rimasta scoperta, rimane da capire se il mancato rinnovo del visto sia un giallo internazionale su cui vogliamo andare a fondo o se ci sia stato anche una negligenza da parte dell'azienda. Che cosa è successo nel periodo di assenza della Botteri che secondo lei la RAI non ha documentato bene? Noi non abbiamo avuto comunque notizie in prima linea da un fronte caldo che avrebbe dovuto fare luce, acquisire eventualmente ulteriori documenti che sostanziassero i tanti dubbi che abbiamo a livello sia politico che comunque scientifico sull'origine del virus. È ovvio che una sede priva di corrispondente non ci può dare notizie, ma dobbiamo attingere alle notizie che ci arrivano dalle agenzie o dagli altri giornali. Quanto costava la sede di Pechino? La sede di Pechino costa... Allora, in affitto... Se non ricordo male, solo l'affitto e il personale siamo intorno al 500.000 di euro annui. Poi ovviamente c'è il costo fisso del corrispondente più le indennità legate al vitto e all'alloggio. Quindi possiamo dire 600.000 euro... Probabilmente di più. Sì, ho capito. Le volevo chiedere, lei pensa che questa situazione sia dovuta anche alla necessità di non urtare troppo la Cina? Ma sicuramente, in questi giorni abbiamo, oltre al caso del corrispondente cinese, abbiamo dovuto leggere dei software cinesi presenti all'interno di Palazzo Chigi, delle migliaia di telecamere presenti nelle sale intercettazioni della Procura della Repubblica appartenente alla multinazionale cinese Hikvision, che è stata messa al bando dagli Stati Uniti e dalla Gran Bretagna e a cui noi abbiamo invece dato le chiavi di accesso alle nostre sale intercettazioni, dove ci sono ovviamente dei dati assolutamente sensibili. Ricordiamo l'intervista di Rai Uno in esclusiva all'amministratore delegato di Huawei, la stesura della via della seta e comunque una certa tolleranza o timidezza nell'applicare anche il perimetro di sicurezza cibernetica fortemente voluto dalla Lega o l'esercizio del Golden Power. Rai Play usa un software di Huawei? No, questo sinceramente non l'ho approfondito. Ho capito, no, perché ho visto che cliccando c'era anche un pulsante di Huawei. Ah no, certo, se usi un software di Huawei non lo so, ma sicuramente tra le applicazioni che consentono l'accesso diretto alla piattaforma Rai Play, oltre ai soliti OTT, Google, Facebook e altre piattaforme social utilizzate compare in maniera anomala anche la possibilità di loggarsi tramite Huawei, cosa che non è consentito invece ad altri operatori. Bene, io la ringrazio per averci dato questa notizia del ritorno di Giovanna, che è una bella notizia, di Giovanna Botteri a Pechino. Poi a cui auguriamo anche buon lavoro. Ma certo, perché è una grande professionista. Io la ringrazio, grazie a Massimiliano Capitanio, deputato della Lega, membro della Vigilanza, segretario della Vigilanza Rai. Grazie.